Ciao a tutti oggi e bentornati Dollars Man 5, ragazzi. Molto velocemente, attenzione spoiler per chi non ha visto il film Black Panther. Ragazzi, oggi facciamo tutti gli easter egg che ho trovato nel film. Quindi qua vi lascio sopra la mia capoccia il link della mia recensione al film. E inoltre vi chiedo di spoilerare subito, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Mi raccomando ragazzi, perché si comincia. Oh vai! All'inizio del film è citata nel prologo animato Bast, la dea egiziana di guerra dalla testa di gatto. Anche se nei fumetti Bast è raffigurato come un dio maschio che concesse la sua conoscenza segreta a Bashenga, che divenne la prima pantera nera di Wakanda. Inoltre Bashenga è onorato nel film con il monte Bashenga, dove Shuri tiene nascosto il suo laboratorio. La più grande città dell'East Bay in California gioca un ruolo fondamentale in Black Panther, essendo il luogo in cui Eric Killmonger crebbe e perse suo padre per via del re di T'Chaka. Ma Auckland era anche il luogo in cui il regista del film Ryan Coogler è cresciuto. E non solo ragazzi, Auckland è anche il luogo di nascita del Black Panther Party, formatosi nel 1966, pochi mesi dopo che Stan Lee e Jack Kirby hanno introdotto Black Panther in Fantastici 4. All'inizio del film vediamo un piccolo cameo di Baron Zemo al BBC News, dove parlano dell'assassino del re T'Chaka, ovvero il padre di T'Challa. In una scena Shuri mostra la sua nuova tecnologia per il suo fratello maggiore, e Shuri in quel momento menziona quel vecchio film americano che suo padre, il re, amava così tanto. Quel film non può essere nient'altro che Ritorno al Futuro 2, dato che Shuri mostra gli stivali autoassemblanti di T'Challa. Proprio Omin X si allacciano che Marty McFly indossa nell'avvenire futuristico del 2015. Inoltre, gli stivali inventati da Shuri sono accompagnati da suoni di vibrazioni silenziose, un riferimento ai fumetti di Christopher Priest, in cui T'Challa aveva alzatori simili che gli permettevano di atterrare in sicurezza da posizioni estremamente elevate. Nel film compare anche la fidanzatina di T'Challa, Nakia, una spia destra per la Dora Milaje, ed è l'unica persona, come ho detto, sulla Terra che riesce a rendere deboli le ginocchia di T'Challa. E T'Challa ama Nakia, ma nei fumetti era il contrario. Nei fumetti Nakia era ossessionata da T'Challa e ha anche cercato di uccidere la sua ex Monica Lynn, una cantante jazz del Queens, che ha portato al suo esilio, dove ha adottato l'identità di super malvagio Malice. Nel museo, quando Killmonger e Ulysses Klaue rubano un carico di vibranio, Killmonger guarda una maschera africana cornuta. La maschera assomiglia vagamente a una maschera che indossava nei fumetti, e il fumetto in questione è il numero 38 di Black Panther di Reginald Hudlin. Uno dei momenti più ganzi di Black Panther è quando i rinoceronti di Wakabi escono come un'orda mostruosa, tutti abbigliati in armatura da battaglia. Ma T'Challa li tira fuori con facilità, li bulldogga proprio come fece nella miniserie della Black Panther del 1988, scritta da Peter B. Gillis e Dennis Cowan. In una scena post-credit torna un volto familiare, è Bucky Barnes, meglio noto come Winter Soldier, che sta migliorando da quando è stato messo sul ghiaccio nei post-credit di Civil War, grazie a Shuri e al suo brillante cervello. La cosa più speciale è ciò che i bambini chiamano Lupo Bianco. Nei fumetti Lupo Bianco era il soprannome di Hunter, il fratello bianco adottato da T'Challa, i cui genitori morirono in un incidente aereo su Wakanda. Cresciuto come il re T'Chaka, fino a quando T'Challa nacque e rubò tutta l'attenzione, Hunter si addestrò a far parte della polizia segreta dei Wakandiani, la Tut'Zerazim. Fu allora che Hunter divenne il capo della Tut'Zerazim, che prese il nome di Lupo Bianco. Ovviamente Bucky non è il fratello adottivo di T'Challa, ma è un estraneo che probabilmente salirà nei ranghi come un uomo d'armi dei Wakandiani. Ok ragazzi, spero il video vi sia piaciuto e quindi vi torno a ripetere di spolliciare se ancora non l'avete fatto, e inoltre di qua accanto iscrivervi al canale e attivare la campanellina, e di sotto guardare un mio fantastico video, quello è il capo ragazzi. Quindi noi ci si vede con un prossimo video prossimamente, e ciao!